Ciao a tutti, oggi per al femminile facciamo uno degli evergreen del trucco, cioè lo smokey eyes. È un trucco che non andrà mai fuori moda, lo vediamo ovunque, lo vediamo alle serate di gala, sui red carpet. È un trucco magari serale, si può fare di molti colori e oggi noi faremo quello classico. Le più audaci, magari come me, lo usano anche tranquillamente di giorno e vi dico che è più facile di quello che sembra. Possiamo cominciare con una base grassa nera. Noi facciamo la versione classica per oggi, poi magari vi dico come giocare, come potete renderlo più colorato. Io stasera, siccome vado fuori a cena con il fidanzato, la sfumo bene con le dita, così il calore delle dita mi aiuterà a sfumare bene il prodotto. Con un pennello da sfumatura prendo un ombretto grigio opaco, quindi senza shimmer, senza nulla. Batto sempre l'eccesso e comincio ad applicarlo sopra la base grassa che abbiamo fatto. Pennello da sfumatura un po' più ampio di quello di prima, vado un po' nella piega con un color marrone opaco, non troppo scuro. Questo ci aiuta un po', con tocchi leggeri, mi raccomando, ci aiuta un pochino a creare quell'effetto smoky. Cominciamo a sfumarlo un pochino nella piega e sopra. Pianino sfumando con questo movimento avanti e indietro, avanti e indietro, cominciamo a salire. Il segreto comunque dello smokey eyes, anche se non deve essere completamente un trucco preciso, è comunque quello di sfumare. Per creare un effetto un po' più gradient, uso il marrone che ho usato prima insieme a un marrone un po' più chiaro e comincio ad andare più sopra. Sempre con un pennello da sfumatura, ma un pochino più piccolo, prendo un marrone sempre opaco, però più scuro, e lo metto qui nella piega. Con il pennello di prima sfumo bene tutti i colori insieme. Volendo potreste lasciarlo così, quindi con un bel grigio scuro. Io però applico il nero sulla palpebra, sopra al grigio. Prendo la matita nera e la applico all'interno degli occhi, sempre rima inferiore e superiore, perché non si deve proprio vedere neanche un minimo di pelle, deve essere tutto scuro. Visto che abbiamo la matita in mano, delineiamo e scuriamo anche la parte che ha l'attaccatura delle ciglia per rendere proprio tutto molto scuro. Con un pennellino piccolo applichiamo un po' del marrone scuro mixato al nero. Andiamo qui sotto, giusto dove c'è la matita. Con un ombretto sta a voi la scelta se usarlo opaco e solo chiaro oppure un po' shimmer. Lo mettete giusto qui all'angolo interno e un pelo sotto per dare questo punto luce che apre un pochino lo sguardo. Piego le ciglia. Applico un bel mascara volumizzante. Se volete potete aggiungere le ciglia finte.
Poi per tenerle ben piegate uso le dita. Tengo tutto il resto del viso molto sul neutrale, naturale, quindi applico un blush sui toni naturali e leggermente rosato, quindi una specie di marroncino rosato e opaco. Si può, per rendere l'effetto ancora più, come si dice, più marcato, applicare un correttore proprio per annientare completamente le labbra e mettere un po' di gloss trasparente. A me non piace, sinceramente non trovo mi stia molto bene, quindi applico un gloss nude, quindi sul marroncino. Come vi avevo detto, si possono usare molti colori. Questo qui con il nero e il marrone è proprio il più classico, è proprio quello classico, ma potete farlo anche viola. L'importante è avere questo effetto graduale, quindi magari un viola scuro che pian piano diventa un rosa, oppure un blu scuro che pian piano diventa un azzurro, oppure un blu scuro che pian piano diventa verde. Potete tranquillamente sperimentare, giocate tranquillamente con i colori e adesso io devo scappare perché c'è il mio ragazzo che mi sta aspettando e scappiamo a cena. Quindi ci vediamo la prossima volta, ciao!